Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Ha fatto molto discutere e continua a far discutere il caso della undicenne che sulla rete sociale Instagram ha osato contraddire il guru dei social network Chiara Ferragni, la blogger dall'ego meringato Chiara Ferragni. Ebbene, in tutta risposta per aver osato contraddire la regina dei social, è stata bannata dal social network. La notizia la trovate su tutti i principali quotidiani d'Italia. In sostanza, questa ragazza undicenne ha osato criticare Chiara Ferragni, da che, facendo un piccolo riepilogo dell'accaduto, Chiara Ferragni si era esibita sui social mezza ignuda. Ebbene, la ragazza, a fronte di commenti che incensavano e celebravano Chiara Ferragni come exemplum e come modello di riferimento, ha detto: ma qual è il modello che ci trasmette Chiara Ferragni? Ecco, ho osato porre questa domanda con taglio critico e, anziché dare il via a un dibattito socratico, per quanto si possa dibattere socraticamente su queste reti, si è vista bloccata l'account. La madre è anche intervenuta dicendo che è un caso di censura. In ogni caso, censura o non censura, poteva essere interessante discutere su quel tema, perché questa ragazza di 11 anni, questa bambina di 11 anni, ha sollevato la domanda fondamentale: quale modello è quello delle reti sociali con protagonisti dall'ego meringato, che ricorderete a Sanremo, leggono una lettera a se stessa, rivolgendosi a se stessa in prima persona e sempre con l'io, il pronome più fastidioso, diceva Gadda. Ecco, che modello trasmettono? Giusta la domanda di questa undicenne, ma nella società dell'alienazione totale, porre domande giuste non porta successo e attenzione, anzi, nel caso specifico, le è costato l'oscuramento della pagina social. Mala tempora currunt, direbbe il vecchio Cicerone. Se l'Arpinate tornasse tra noi, davvero avrebbe molte volte da ripetere la sua espressione mala tempora currunt, anzi la correggerebbe forse anche in pessuma tempora currunt.